Che il vero senso dell'arte è qualcosa di molto molto profondo. Il senso perché per noi ha l'arte, al di là di quella che è la conoscenza, che è l'erudizione. L'arte è un uomo più libero di uno che non ha arte, in un certo senso. L'uomo che è capace di esprimere quel che ha dentro, che è capace di comunicare un sentimento e di rappresentarlo. E quindi è evidentemente una persona che ha un livello evolutivo migliore, che ha una cosa da insegnare, che ha qualcosa da far vedere, soprattutto che ha qualcosa da per cui ci si ricorderà di lui, perché lascia una traccia. L'arte è l'unica traccia del passaggio, il passaggio dell'uomo sulla terra. Sì, ma questo non c'è dubbio. Io stavo solamente dicendo, stavo dicendo che però c'è un'evoluzione, ma c'è un cambiamento. Al di là della lezione vi dico che c'è un problema. L'Italia, rispetto al resto del mondo, in questi anni, in questi momenti, oggi, ha perso molto la consapevolezza di questo, l'ha persa. Stanno a chiacchierare tanti su questo argomento, ma poi non sentono di fatto che l'artista è importante. Non lo vivono, non lo mettono nelle leggi, non lo difendono, non lo proteggono, non fanno niente per l'artista. E questo è gravissimo. Al di là di qualsiasi lezione che noi possiamo fare, dobbiamo far capire che purezza, che l'arte è migliore della non arte. Ma non c'è dubbio su questo. È una bella dichiarazione di principio. In realtà voi dovreste, artisti, tornare ad essere rompicoglioni. Ah, beh, lo dici. È un'altra cosa. Non lo vuoi dire questo. Questo che è l'anno del 500° di Leonardo è interessante perché il primo artista moderno è lui. Ma non perché pensa in un qualche modo, perché si fa pagare. Cioè è il primo che dice: ragazzi, io sono diverso dagli altri. Cioè fino a lui l'artista e l'artigiano erano abbastanza... Io voglio Filippo Daverio davanti a me che parla per me ogni volta che mi chiamo, voglio che parli lui, perché d'accordo con quello che... Ma la cosa è interessante perché tu pensa che ancora intorno al 1480 a Firenze, quando Leonardo va a Milano da Ludovico il Moro, sì, quando prima che deve avere anni all'84, ma ancora nell'80, a Firenze uno che faceva quadri era pagato per il suo lavoro e per i colori che ci metteva dentro. 40 anni prima uno che faceva fondo oro gli pagava molto di più quello che stendeva la foglia d'oro di quanto non fosse pagato lui che poi ci dipingeva sopra. Allora questo era un periodo nel quale la funzione prioritaria, prima di essere quella degli artisti, fu quella degli intellettuali. La prima vittoria la fanno gli